Allora, ragazzi cari, la novità che aspettavo, sempre presa da Wish, e la famosa presa ODB scan. Questa è, funziona col Bluetooth. Vediamo se si intravede un pochettino in trasparenza un po' una serie di collegamenti, e va collegata, c'è anche sull'applicazione dei smartphone, penso sia per iPhone che per Samsung, riguardo dove è posizionata nelle macchine, in che macchine, eccetera eccetera. Questo è un dischetto che loro danno anche per eventuali collegamenti, diciamo, anche da computer, pertanto poi portatili li hanno un po' tutti, anche i Bluetooth di conseguenza. Io ancora non l'ho provata, perché è arrivata l'altro giorno, costa, mi sembra, 5 euro, stupidata. E raccomando sempre di controllare in modo adeguato il fatto della, di che macchina, in che macchina montarla, perché dalle descrizioni che qui danno, che sono un pochettino, un po', come dire, stile traduzione cinese, qui ci sono le macchine Hyundai, Isuzu, Giaro, Kia. Questa naturalmente io l'ho presa, come si dice, da Volvo, perché va caricata su Volvo. Non c'è Mercedes, mi sembra di capire. No, c'è anche Mercedes, eccolo lì. Manca Fiat. Fiat ce n'è un tipo diverso, vedete che è un altro tipo di... Qui ci sono i multicontrolli. E devo provarla adesso. Il programma lo trovate su sempre Google Player, lì, diciamo, nelle app. E ce n'è una in particolare ODB gratuita, ha 3000 funzioni, poi c'è quella a pagamento che, diciamo, offre un po' di più prestazioni. Adesso io la presenterò poi montata sulla macchina, perché devo vedere di come collegarla. Mi sembra che sia, dalle dimostrazioni sull'applicazione, abbastanza facile, ma come ripeto, vediamo un po' cosa succede. Dai, adesso intanto la presento, per quei soldi che costa si può anche rischiare. Questa va lasciata attaccata e disponibile la trasmissione continua, diciamo, dei dati, se uno volesse collegarsi diversamente la macchina, ma per i cavoli suoi, insomma, non cambia niente, capito? Bene ragazzi, è tutto. Oggi è giorno di Pasqua, nonostante tutto siamo dietro a lavorare, però mettiamo giù anche queste scemenze nuove, insomma. Ok, ciao a tutti, dopo vedremo quando è montata, vedremo cosa fa. Ciao ciao.